Eccoci qua cari amici, benvenuti, buona serata, è mercoledì live, se ci vedete con le cuffie perché siamo pronti ancora una volta a un esperimento ulteriore di radiovisione. Questa è la solidarietà fra Caffè 24 Television e Radio Genius Padova. Benvenuti quindi a una puntata dove ovviamente parleremo di musica. Avete già visto il titolo, c'è scritto Free Whistles e possiamo tradurlo con fischietti liberi, no? Non sarebbe così? Sì, fischietti. Fondamentalmente sì. Fischiettini liberi, eccoli là. Allora, intanto inquadrati, se ti stringi un po' più verso di lui, così magari si... Eccola, là, così la vediamo. La nostra Silvia. Oh, allora, e poi Luca. Stefano. Scusami, sapevo che sbagliavo come sempre, non mi segno mai i nomi. Allora, Stefano, la bellezza di essere dei fischietti liberi, che cosa vuol dire? Vuol dire che potete organizzarvi, fare musica come volete voi e potete affrontare qualsiasi tematica, no? E col pubblico più disparato. Questo credo sia quello che avete pensato di fare, o sbaglio io? No, direi di sì, perché fondamentalmente il progetto è nato come un qualcosa di molto semplice e semplice da gestire, quindi infatti non abbiamo cercato altri musicisti, altri membri per completare la band. Ci siamo limitati, tra virgolette, a chitarra e voce, in modo da gestire proprio facilmente dal punto di vista logistico e artistico le nostre canzoni e la nostra tematica. Quindi fischietti liberi sarebbe diciamo la traduzione letterale, che significa facciamo quello che vogliamo, sempre tra virgolette, però lo facciamo per voi. Lo facciamo, diciamo di sì. Ma ecco. Allora, qualcuno però dice: io Silvia l'ho già vista, e Silvia l'aveva già vista, sì, perché Silvia è già comparsa nella parte televisiva nel momento in cui siamo andati a fare un karaoke in esterna. Siamo andati a riprendere un karaoke dove anche tu hai fatto parte di quelli che hanno cantato bene, benissimo, e quindi se non sbaglio sei venuta anche a trovarci radiofonicamente poi. Dovevo venire poi non c'è però la parte televisiva c'è stata sicuro, questa sì, e quindi è un viso noto, perché il nostro regista diceva prima: io quella ragazza l'ho già vista. Effettivamente sì, per forza t'ha vista, perché t'ha vista nel karaoke. Ecco, questo è stata forse la tua prima passione, Silvia, il karaoke, oppure sì, no? In realtà un po' il canto per me è iniziato così, ovviamente una passione di quando ero bambina, come penso tutti quelli che hanno il canto nelle corde, però ho iniziato a esercitarmici, a cimentarmici cantando proprio al karaoke. Ecco, vabbè. Per divertimento. Poi relativamente tardi rispetto ad altre persone ho iniziato a dedicarmi anche al pubblico. Beh, ma forse il fatto del presto o tardi non ha importanza, perché uno lo fa quando se lo sente di fare e quando gli scatta la molla, no? Perché anche a voi, quando scatta la molla di farlo, quando vi volete divertire, ma sì, faccio una cantata. Non tutti sono portati ovviamente a essere canterini così bene, e allora uno si limita a fare il karaoke. Quando uno, facendo il karaoke, si rende conto invece che la sua voce è buona, che ha una capacità di seguire bene il ritmo, allora automaticamente dice: ma perché non cantare in maniera un po' più professionale? Credo che questa sia stata la domanda che ti sei fatta, no Silvia? Sì, più o meno sì, è andata così. È andata così. Sì, ma, insomma, quindi come sempre, le cose fatte per gradi danno anche più valore a quello che riesci a ottenere di volta in volta, e anche le fai e consolidi di volta in volta quello che hai fatto, no? Vero. Perché balzi troppo in avanti, uno ne fa uno, però poi si ritrova che salta nel vuoto. Invece un saltino alla volta, un passo alla volta, si arriva distantissimi. Stefano, tu come hai cominciato invece? Tu adesso stai imbracciando, che potrebbe essere anche un abbraccio, a una chitarra. Sì, le voglio bene. La chitarra da sempre, da quando? Chitarra iniziata circa 8-9 anni fa, sì. È iniziata grazie a mio padre, che dopo un periodo di inattività ha deciso di riprendere a suonare lo strumento. Ah. E vedendola in casa mi sono incuriosito e subito è stato amore. E da lì è iniziata la scalata.
Quindi potremmo dire figlio d'arte, perché papà suonava la chitarra, sì, dai. E si divertiva, ovviamente si divertiva, e certo. Ha deciso di riprendere. Ha deciso di riprendere, sì. Perché è un bel modo, no? Per stare allegri e spensierati. La chitarra è forse lo strumento per eccellenza, per, una volta si diceva, cosa facciamo? Un salto in spiaggia d'estate, la chitarra, e qualcosa da bere, e poi qualche angolo buio per, insomma, per le effusioni, ma la spiaggia offriva di questo ed altro. E poi ci sono gli altri strumenti, sono un po' più impegnativi, perché la chitarra è di facile trasporto e sotto un certo profilo, fino a determinati modelli, anche di facile acquisto. Di certo, sì. Ecco, quindi si può partire. Ecco, il primo strumento può essere facilmente la chitarra, perché se non hai una casa dove possa contenere un pianoforte, e il pianoforte però ha dei costi, non solo per l'acquisto, anche per il noleggio, la chitarra in qualsiasi casa ci sta. Ecco, questo è poco ma sicuro, quella ci sta dappertutto, no? Quindi credo che possa essere lo strumento per partire per chiunque, o sbaglio? Penso di sì, anche no? Perché mi vedrei male un batterista in un condominio. Diciamo ci sta anche qualche strumentino a fiato, ma ci starebbe un flauto, non, certamente sì. Il sax e la tromba sono impegnativi anche quelli, a parte i costi d'acquisto, ma siamo sempre sul fatto dell'orecchio che ti circonda, perché in una bella casa isolata puoi fare quello che vuoi. Quando sei costretto a vivere in condominio, anche l'allenamento, le prove hanno bisogno dei loro tempi e soprattutto di non disturbare. Io però amo far sentire subito qualcosa dalle persone, anche perché ringraziamo chi ci sta ascoltando tramite le frequenze di Radio Genius Padova, ma anche Trento, perché noi dalle parti di Trento abbiamo tutta una serie di persone che si dedicano al loro territorio. Hanno appena finito, li saluto perché loro sono rimasti in diretta fino a un attimo fa, e poi naturalmente chi ci segue in tutto il nord Italia e a scendere Emilia Romagna e Marche, per quello che è KF24. Grazie a tutti quanti. E allora con che cosa facciamo loro il primo saluto? Una cosa musicale di saluto e di benvenuti amici che siete all'ascolto. Allora partiamo con la canzone con la quale di solito debuttiamo i nostri concerti. In realtà abbiamo iniziato da poco, ne abbiamo fatto uno qualche settimana fa, comunque siamo partiti con questa canzone. E quindi la vostra scaletta comincia con Rome Wasn't Built in a Day dei Morcilla, per chi se la ricorda. Era molto famosa. Vabbè, dai, anche perché l'hanno rifatta anche in tanti, sono le cover qui, più di qualcuna. Benissimo, andiamo. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. In this day and age, it's so easy to stress. Strong.
Eh sì, e questa è una bella partenza, perché? Perché il brano è movimentato senza essere invasivo, esatto. Ha una bella sonorità, segue bene un po' tutti quanti, no? Perché qualsiasi età un ritmo così lo segue volentieri, e quindi direi già una bella partenza. Ecco, questo, se devo farvi i complimenti, c'è già una bella partenza. Siete d'accordo anche voi? Perché adesso io vi interrogo. Voi sapete come fare a mandare un messaggio qui per dire che sono bravi? Avete due possibilità alternative, il solito 349 06 34 349, ve lo faccio vedere qui, non fatelo squillare però, perché serve unicamente per gli sms o whatsapp. Ma visto che siamo nella parte anche radiofonica, vi ricordo che c'è il caro vecchio 392 321 3210. Non è un conto alla rovescia, è semplicemente la messaggeria di Radio Genius, quindi abbiamo entrambe le possibilità, quindi sbizzarritevi. Se volete fare i complimenti, benvenuti. Volete fare qualche richiesta, piano, perché non si sa mai. In difficoltà. No, quello assolutamente no, però se capita la facciamo. Allora, questa è stata la vostra partenza. La vostra partenza, quindi, ritmata, movimentata. Avete un pubblico particolare? Il vostro pubblico ideale quale sarebbe? Anzi, non un pubblico particolare. Il vostro pubblico ideale quale sarebbe? Variegato. Oh, intanto. Massiccio. E partecipe. Massiccio, assolutamente. Questo è quello che ci auguriamo. E partecipe. Sì. Ecco, partecipe perché canticchia con voi? Sì, ci è capitato allo scorso e primo live. Ci è capitato perfetto. Proprio di avere un pubblico bello partecipe. Abbiamo capito che questa cosa dell'unplugged fa questo effetto... Sì, coinvolgente. Molto, esatto, coinvolgente. Sì, l'essere comunque vis-à-vis. Ecco, quello che avevate in quell'occasione, che media di età aveva? Io forse sarei stato fuori età? C'era qualcuno, no. Qualcheduno col capello un po' più schiarito? C'era. Senza essere biondo. Di tutte le età. Di tutte le età, Bambini a persone... Meno giovani, perfetto, sì, diversamente giovani. Vabbè, dai. Diamo sempre buone queste classificazioni, no? Perché sì. Faccio parte di quelli dove il capello bianco ci sta. Allora, intanto un'altra specificazione. Voi la scaletta la proprio preordinate tutta, oppure a seconda di come vedete la risposta modificate in corsa? Beh, oddio, noi abbiamo... Una partenza, esatto, per forza, la partenza, la partenza c'è sempre. C'è. Dopo abbiamo una scaletta predefinita, diciamo, però non ci è mai venuto in mente di modificarla in base al tipo di pubblico che ci ascolta. Forse perché l'abbiamo un po' pensata apposta per rispettare fine e inizio di una canzone. E quindi non saprei, in realtà. Diciamo che la terremo così in ogni caso. Beh, senza troppo... la stiamo cambiando comunque in base ai live. Adesso saremo al secondo live domani pomeriggio, però nei prossimi live la scaletta, anche in base all'aumento del repertorio che avverrà col tempo, verrà un pochino magari modificata sì, sempre comunque prestabilita, sì, pensata precedentemente. Però diciamo che come minimo i primi 2-3 pezzi quelli sono, c'è poco da dire, poi eventualmente è più avanti, no? Esatto, potrebbero anche cambiare, sì, col tempo. Questa ci sembra una canzone, un bel cavallo di battaglia. Di solito la facciamo un po' diversa nel live, alla fine aumentiamo un po' di potenza, abbiamo evitato di farlo qua in radio. Fatto bene, questa è perfetta e adesso vediamo. Bravissimi, intanto la firma è di Oscar ed Emanuela. Era già arrivato un messaggio che avrei letto dopo, però loro hanno detto: per carità, non ce li facciamo sfuggire. Benissimo, bravi, perché questa è la prima cosa che volevamo, il vostro coinvolgimento. Il pubblico, allora, quello massiccio e quello che partecipa, ce l'avete anche qui pronti in trasmissione. Grazie allora a Oscar ed Emanuela. Ringraziamo. E cosa dedichiamo a loro? Forza, adesso facciamo il brano numero 2, così dedichiamo a Oscar ed Emanuela. Kiss me. Mandiamo loro un bacio. Oh, bene. Nightly, inside the green ring ride.
Ancora una volta bravi, veramente anche bella la sequenza con questi due brani. Ovviamente noi ci abbiamo parlato in mezzo, però se era il caso ci stavano perfettamente uno dopo l'altro. Io vado a vedere che qui qualcuno dice facciamo anche le dediche allora durante il programma, no? Perché no? Allora è arrivato un bel saluto, tanti saluti a Luca e Claudia da Carmela e Remo di Codigoro. Adesso io non so chi siano Luca e Claudia, però per una giorno o per l'altra, se questa era una dedica che volevano sentire durante la trasmissione, noi l'abbiamo fatta. E così ci spostiamo, perché la radiovisione prevede anche la dedica, come si è sempre fatto a livello radiofonico. Quindi avete visto che anche qui spostiamo il tutto col modello radiofonico. Ritorniamo alle dediche. Sono quelle cose che non si ricordano quasi più, no? Le prime trasmissioni erano fatte tutte di musica fatta specifica, cercare tutti i grossi successi, quelle per poter parlare anche di grossi personaggi che non venivano ascoltati tramite le parti ufficiali, che poi era la RAI all'inizio, insomma, quindi non è che ci fossero molte alternative. E quindi ci siamo lanciati a fare queste cose qua. L'alternativa invece era i programmi di richieste e soprattutto di dediche. E adesso lo facciamo anche con la televisione, perché no? Tanto sono, no? È in aumento la possibilità di fare cose televisive. È uno strumento da sfruttare. Bravissimo, è uno strumento di comunicazione. A proposito, la musica, quanto vale nella comunicazione secondo voi? Nella musica, intesa la musica, come la musica? La musica, quella, proprio quella che fate ascoltare anche voi. Beh, di certo i brani non vengono scelti a caso, e non solamente perché suonano bene. C'è di fondo il desiderio di suonare una certa tipologia di canzoni, che è più adatto a un genere, che è più adatto a un altro. E quindi personalmente la musica la vedo come lo strumento di comunicazione principale. Sì, forse è quello quasi perfetto, no? Perché la musica unisce. E poi può dividere nella scelta, ma non nel senso che butti via qualcosa, che aumenti il bagaglio. Condividere, esattamente. Allora, complimenti, sono veramente bravissimi Mauro, Elide e Bruno. Questi sono i tre del messaggio testé arrivato. Quindi grazie per chi ci manda i messaggi, anche WhatsApp se volete, mi raccomando, così si spende ancora meno. Allora, per Mauro, Elide e Bruno, però, che cosa facciamo sentire? Perché qui la scaletta è come in radio, ehi. Un cult dei Roxette. Un cult dei Roxette. Sì. Listen to your heart, che è io. Anche un consiglio. Ascolta al tuo cuore. Avevo indovinato, perfetto. È quella. Benissimo, grazie. Allora mi raccomando, Mauro, Elide e Bruno, questa è tutta per voi. Assolutamente.
veramente molto 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 bene, veramente. Grazie, bravi. Claudio, io vedo che è arrivato un altro messaggio, quindi vado subito a vedere. Complimenti, bravi, da parte di Rita ed Enrico. Così, una volta letto, se non me lo dimentico più, perché purtroppo capita che alla fine poi arrivano tutti insieme, soprattutto WhatsApp non sempre è veloce nel consegnare. Mi è successo che qualcuno a fine trasmissione poi trovo che arrivano i messaggi, quindi voi fate sventi, mandateli subito. Allora, intanto abbiamo altre due persone a cui dedicare un brano, però prima di questo vorrei fare una domanda semplice semplice: il nome chi l'ha scelto? L'avete scelto insieme? È stata... Dopo un po' di ci abbiamo trabattato parecchio, però alla fine anche perché, guarda Claudio, tutti i nomi che sceglievamo andavamo poi a scoprire che erano già stati scelti da qualcun altro. Floyd, Led Zeppelin, tutti quanti veramente si prendono nome. Ah. quindi abbiamo pensato qualcosa di più originale. Sì, beh, essendo così, solo in due The Beatles non ci stava, quindi. No, infatti poteva essere Almost un'idea Beatles. Potremmo ripensarci, potremmo chiamarci The Beatles, The Almost Beatles. Allora, complimenti, bravi Paola, Giuliano, Ilaria e Diego. Allora, è qui. Grazie. E continuiamo. Ci fa continuiamo piacere che non tutti, insomma, i nomi li riconosciamo come tra le nostre conoscenze. È meglio, no? Sì. Anche perché, insomma, abbiamo un bel riscontro, soprattutto a livello televisivo molto più ampio. E poi c'è lo streaming che ci fa ascoltare un po' ovunque, perché non ci sono problemi. Sia con le app per i prodotti Apple, sia con lo streaming normale da classica pagina anche per gli Android, se fate col telefonino, il problema non si pone. Però quelle che sono le classiche app per la parte di Apple funziona perfettamente. Allora, sono una grande amica di Silvia, eccola qua, e posso sembrare un pochino di parte, ma davvero sono bravissimi e trasmettono una passione unica per ciò che fanno. Continuate così. La firma è di Jessica. Bravissima. Avrei scommesso. Ciao Jessica. Ciao. Allora, siamo ormai a tre messaggi che hanno bisogno di un'unica dedica, come minimo. E allora, merita. E adesso cosa meritano tutti questi tre messaggi, uno più bello dell'altro? Una canzone molto bella e attuale ha spopolato un po' ovunque, di Ellie Goulding. Andiamo. Che di solito la sentiamo in stile molto commerciale pop, invece è stata fatta anche in stile acustico, sempre da lei stessa. Noi abbiamo ovviamente preso questa. La parte che vi si confà di più. Bene, bravi. Vai mister. We're gonna let
Ottimo, anche questo, saranno contenti i nostri amici di aver ricevuto in omaggio per i loro messaggi questa bella cosa. Allora, andiamo a fare un'altra domandina, perché adesso uno si chiede, dico, bravi questi ragazzi, però se io fossi per esempio una persona che ha un locale o ha piacere di ascoltarli, dove vi trovo? Allora, abbiamo una pagina Facebook, certo. Ed è Pre-Whistles, esatto, come è scritto, esatto, in alto. E quindi lì poi ci sono tutti i contatti. Uno vi chiede, vi dà, non so, c'è l'amicizia, siete o siete una pagina dove c'è solamente, potete avere solo followers. Allora, esatto. Uno vi può mandare un messaggio, però, no? Giusto? Sì, certo. Oh. Si può contattare tramite quello. Poi ovviamente avete anche ognuno il vostro, però lasciamo stare la pagina vostra, è un'altra cosa. Sì, la pagina privata magari la usiamo insomma per i contatti più privati. Esattamente, però questa Pre-Whistles c'è. Sì, certo, c'è. Che c'è. Okay. E siamo anche gli unici appunto con questo nome al momento. Per fortuna. Perfetto. In ogni caso c'è la nostra immagine, siamo facilmente riconoscibili. Se vedete la nostra immagine siamo noi. Così, a breve, avete già una data? Domani. Ah, e quindi questo è il classico allenamento, è la rifinitura prima della partita, come si usa fare, diciamo, nel calcio. Diciamo così, no? Sì. La rifinitura l'abbiamo fatta ieri. Vabbè, oggi allora è il bis di rifinitura, dai. Va. Esatto. Ecco, così vi richiamo che lo spogliatoio è vuoto e sono tutti presenti. Ecco, anche qui, quindi dove siete domani? Bella domanda. Domani siamo a San Giorgio delle Pertiche. Oh, vediamo. Al bar centrale, ecco, di San Giorgio delle Pertiche, da Emma, davanti al cinema di San Giorgio. Così, non sbagliamo mai. Quindi chi vuole vedervi non solo in viso come sta facendo adesso, ma vedervi più da vicino, perché qui abbiamo la nostra telecamera che più di tanto non può fare, se no un bel primo piano anche così nei particolari, ma questo ve lo lasciamo scoprire pian piano andando a trovarli di persona e ascoltandoli di persona. Belli e bravi, nonna Fernanda. Ah, mia nonna, ciao nonna. Grande. Vabbè, insomma, dai, la gente. E poi vediamo un po' cosa dice ancora, perché c'era ancora qualcos'altro. Dice, anzi no, dai, siete proprio bravi Ranieri, Tosca e Nicola, e avanti così. Poi vediamo se c'è qualcos'altro dall'altra parte. E progetti e ambizioni? Ce ne sono tanti. Siamo molto ambiziosi e i progetti arriveranno di conseguenza alle nostre ambizioni. Però cosa bolle in pentola, come, così tanto per sapere? Beh, intanto... senza ufficialità, intanto un inedito. Oh, benissimo. Allora, quindi invece che utilizzare brani degli altri, un inedito vostro. Assolutamente, ma sarà solo il primo, penso, di una serie. Lui mette la chitarra, io la voce, cioè nel senso, io ho in mente magari la melodia e le parole sono le cose più difficili da fare, da scrivere. Io ho in mente magari la melodia e chiedo a lui di provare a tradurla. Esatto. Io non buona. Tu da piccola scrivi poesie come tante ragazze, quindi è un buon sistema adesso riprenderle in mano e portarle magari a diventare testo di un brano, potrebbe essere? Ricordandosele o ritrovando il diario dove erano scritte. Potrebbe essere, esatto, devo fare la pesca. Sono quelle cose che si tengono nascoste, no? Esatto. Però sono i momenti in cui il cuore dà il massimo, perché in quel momento c'è proprio il massimo, secondo me, dell'energia personale e in attesa della vita, perché sei ancora adolescente, quindi sei, diciamo, priva di tanti cattivi pensieri che crescono poi insieme con noi. È giusto. No? Ci saltano addosso a un certo punto della vita e non ci mollano quasi più, li vogliamo mollare. Quando si canta non ci si pensa. Immagino, si suona, un momento di liberazione. Andando avanti con il sistema che in radio si fa la musica ravvicinata, qualche chiacchiera, però anche la musica ci sta subito. Adesso cosa prevede la scaletta? Vai con la scaletta, poi ti faccio una domanda, la faccio dopo. Va bene. Movimentiamo un pochino, cantando una canzone molto ironica, appunto, di Alanis Morissette. Come fosse ironic. Ma dai, il ritratto un po' della mia vita. The lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death through pardon to me to
it's too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like crying on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the goodbye that you just didn't take. And who would have thought that figure was afraid to fly. He packed his suitcase and kissed his kids goodbye. Hi, he waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he felt, well, isn't this as nice? And isn't it ironic? Don't you think? It's like crying on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the goodbye that you just didn't take. And who wouldn't know that figures? Life's a funny way of sneaking up on you when you think everything's gone. Everything blows up in your face. And life's a funny way of helping you out when you think everything's go wrong. And everything blows up in your face. A traffic jam when you're already late. And I know smoking sign on your cigarette break. It's like spoons when all you need is a knife. Is meeting the man of my dreams and then meeting its beautiful wife. And isn't it ironic, don't you think? A little too ironic. Yeah, I really do think. It's like crying on your wedding day. It's a free. A questo punto ci sta di leggere proprio il messaggio che è arrivato per ultimo. Bella voce, bella pronuncia di inglese, un bel duo. Forza Stefano, così c'è scritto sul messaggio, e non so se Stefano è la firma di chi ha mandato il messaggio o allude a Stefano, però in ogni caso bella voce, bella pronuncia in inglese non può che essere una cosa decisamente per Silvia a questo Grazie. Punto. Andiamo a vedere però che qualcuno forse usa anche il 321-3210 perché si è illuminato di giallo e questo è arrivato infatti anche qui. Forza Stefano, bellissima questa cosa qui. È arrivato anche al 392-321-3210 che è la messaggistica a livello radiofonico. Quindi grazie, perché ancora una volta siete vicini in entrambi i casi. Grazie. C'era un altro messaggio però, è una piacevolissima sorpresa da replicare. Questa è la firma di Renato. Deve c'è scritto O grande, ma non è proprio esatto questo O grande. Ciao Renatone, penso che sia lui. Perfetto. Se non è lui, scusate. Di uno. E quindi andiamo alla grandissima. Qui mi piace questa cosa perché siete decisamente seguiti. Non c'è niente da fare. Siete seguiti, piacere. Bravi. Allora, noi continuiamo a dirlo. Se volete, allora, per chi chiama dalla parte radiofonica, allora c'è 392-321-3210, ripeto 392-321-3210. Viceversa per la parte invece televisiva, ovviamente il solito 349-06-34-349, che vale però ovviamente anche in questo caso anche per WhatsApp, non la parte radiofonica. Una domanda che volevo fare prima è: quanta percentuale c'è di musica italiana nella vostra scaletta? Vero. 0%. Al momento abbiamo fatto una scelta per coerenza. Ci sembrava di mescolare un po' le cose, però non è detto che magari più avanti non facciamo un qualcosa di, non dico parallelo, ma
una fetta dedicata alla parte italiana? Una fettina, si può. Non una canzone, perché sennò sarebbe un po' isolata, una e fettina, a fine a se esatto, stessa, però qualche pezzo dedica, si può sempre fare. Dedicata in qualche modo a parte. Che potrebbe essere anche legata a qualche periodo o a fare da unione in mezzo a qualche scaletta, perché se fate una sequenza, che ne so, magari di anni 90, ci sta anche tirare un paio di cose italiane. Giusto. Del periodo. Se invece sono recenti, qualcosa che va di moda recente, quindi credo che non vi manchi la fantasia e la possibilità, e anche perché il materiale musicale, anche perché la voce di Silvia si è adatta bene a fare anche parecchie canzoni italiane, quindi non credo che ci sia problema sotto questo profilo. Speriamo. non l'ho molto testata nel repertorio, adesso nell'ultimo periodo ho cantato varie canzoni italiane. È il momento di ricominciare a fare karaoke con le canzoni italiane, no? In realtà cantavo le straniere anche lì, però adesso sarebbe il caso di ricominciare. Ritorniamo indietro, torniamo al karaoke e lo facciamo con la canzone italiana, potrebbe essere un'idea. Potrebbe benissimo. Tanto l'amico Guido, certo, che magari che ci il sta magari ascoltando, potrebbe essere, sì, e potrebbe anche fare qualcosa, anche dare qualche consiglio, visto che conosce, certo, le tue capacità canore. E poi per il resto cosa decidete di fare? Adesso avete idea di fare qualcosa? C'è qualcosa per l'estate? Avete pensato, non so, di un mini tour? Avete pensato di dedicarvi, che ne so, a fare e a cercare qualche ingaggio nelle spiagge? Oppure vi piace più restare in città? Avete qualche idea così? O ve la sto proponendo io? Ci piace l'idea delle spiagge, veramente. Potrebbe essere un'ottima idea per diversificare anche le solite location, sempre qui tra quattro mura. Ecco, fare qualcosa di un po' diverso. Ecco chi era Maria, la mamma di Martino, quella che prima aveva detto bel duo, bella pronuncia, eccetera eccetera. Porta ci Stefano, conosciamo, ecco, salutiamo. Benissimo, e questo è giustamente, grazie intanto per aver fatto la specifica. E a noi piace ringraziare chi ci fa i saluti, chi ci, anche le critiche, capitasse, è un piacere dire grazie a chi ce le fa, perché è un modo per crescere, sì, ovviamente, sì, no? Anche la critica adesso è un modo per tutti crescere, tutti i messaggi di critica. No, adesso scateniamo quindi allora pensavate a qualcosa? Sì, dai, provate a dirlo. Beh, un'idea che c'era balenata tramite il consiglio di un amico era quella di eventualmente provare a fare gli artisti di strada, e la cosa ci stuzzicava. Sì. Siamo abbastanza semplici e semplici da poterlo fare. Sì, sì. Allora io voglio riprendere una cosa che abbiamo fatto la settimana scorsa. Ricordiamo la notizia, perché noi saremo in mezzo, ci saremo anche noi, dal 4 al 7 di giugno c'è il Padova Street Festival, anzi Padova Street Show si chiama, a dire la verità, ed è stato organizzato da un artista di strada che noi abbiamo conosciuto molto, come si dice, in momenti non sospetti, che ha avuto la possibilità di fare due chiacchiere con il sindaco di Padova, all'inizio quasi quasi per protestare, perché c'era un po' di rigidità verso gli artisti di strada, invece per tutta risposta e bombitonci, eccetera, sì, e allora organizzati questa bella manifestazione. Sarà molto bella, con dei contest di gente che ovviamente qualcuno fa anche musica, molti saranno artisti di tipo circense. Quindi ve lo ricordo, l'appuntamento dal 4 al 7, quindi 4, 5 e 6 solamente di giorno, il 7 la sera, il 7 tutta la giornata, giugno. Quindi giusto, giugno, esattamente, quindi manca una settimana e mezza, una decina di giorni. A Padova, sì, nella parte del centro, quindi, e poi quando decidete vi presenterò qualcuno degli artisti di strada, perché no, perché mi può dare molto qualche consiglio e racconta, ognuno racconta le sue esperienze, anche voi potete raccontarci le vostre, avete i soliti sistemi, ivi compresa casa caffè chiocciola caffetv24.it, una bella mail e poi noi vi rispondiamo. Vi ricordo il numero di telefono 349 06 34 349, e questi sono anche per WhatsApp direttamente il solito radiofonico, oppure 392 321 3210 a cui sono abituati gli amici di Radio Genius. Siamo in radiovisione, cosa dedichiamo allora? Questa volta specificatamente ne facciamo una per gli amici della TV. Poi facciamo anche per quelli della radio, però la penultima, perché abbiamo tempo di farne due, non di più, sarà per gli amici della TV, Caffè 24. Allora, se ne mancano solo due, andiamo a una, scegli una. Chiudi gli occhi e pesca la pagliuzza. E vabbè, insomma, si fa anche così, no? Dai, sì.
po' questo. Dopo io specifico già a proposito che noi chiudiamo il collegamento con quella che è Caffè 24, ma non ci spostiamo, non ci togliamo le cuffie, restiamo per gli amici di Radio Genius. Ecco, questo per ricordarlo. Nel frattempo loro si sono accordati, ci siamo, una la prima e l'altra sarà la seconda. Per intanto cominciamo con quella dedicata a tutti gli amici di Caffè 24, dai vostri pre-whistles. Una canzone anche questa che si è sentita parecchio per radio, ma non si è ancora sentita in versione unplugged e senza Coretti. Oh, beh, questa è una bella storia. Bravi. Visto che lui non me li vuole fare. Vabbè, quindi la facciamo pulita. Pulita. Senza orpelli, benissimo. Molto bene, allora grazie a nome di tutti gli amici di Caffè 24, questa era per voi a livello di ascolto televisivo. Adesso voi avete già pensato però ovviamente quella che sarà fra un attimo, quella che è la canzone del saluto finale per quella che è la diretta radio televisiva. Invece poi continueremo a fare due chiacchiere, potete mettere giù gli strumenti con calma e parleremo usando la musica degli altri, perché voi adesso la vostra parte l'avete fatta, la parte successiva a livello radiofonico sarà ovviamente a livello di ascoltare anche la musica degli altri, parlandone però tra di noi. Allora, un sogno nel cassetto, così, buttato là. Tanti sogni nel cassetto. Il sogno nel cassetto che possa avere una dimensione tipo vorrei arrivare anche a fare un duo a Sanremo, oppure una cosa più tipo un bel concerto, rientrare a fare, che non so, il gruppo che apre i concerti di qualcuno. La seconda. Ad esempio. Sì. Bene. O bene, qualche bene, collaborazione bene con musicisti in gamba. Sì, decisamente sì. A livello, dal punto di vista del gruppo, direi che se succedesse, anzi non è che le cose succedano a caso, serve impegno e dedizione, noi ci stiamo impegnando moltissimo e ci crediamo. E chi vi piacerebbe che vi dicesse venite con me? Chi potrebbe essere che a voi piace tanto? Ci accontentiamo noi, Sì, però, diciamo, però se è un sogno nel cassetto possiamo sparare anche in alto, no? Infatti era ironica. L'idolo,
Non saprei, sinceramente non saprei. Io ce l'ho, la mia prova a dirla, artista prova di riferimento, dilla tu, dilla. Alexia. Ok, perfetto. Venduta, mi spiace Stefano. Io non saprei, diciamo che apprezzo molti musicisti, quindi... Non è un problema. Allora, in velocità, attenzione, molto bravi entrambi, complimenti a chi li ha invitati, beh insomma grazie, questo mi fa molto piacere. E le firme sono di Franco, Sonia, Alessio e Lorenza. Vedo un messaggio che arriva dall'altra parte, dice ciao eccezionale ragazzi, la firma è quella di Lucia. E poi andiamo perché ce n'è ancora un altro e vediamo che cosa mi dice questa volta. Ed eccolo qui. Complimenti, è bello vedere ragazzi che hanno dei sogni e cercano di realizzarli. Anche questa è una bella cosa che arriva in tema con l'ultima domanda che ho fatto. Allora ragazzi, qui adesso non riusciremo più a leggere i messaggi, nel caso li do direttamente a loro. E invece con cosa salutiamo? Guarda, salutiamo con una canzone che ricordo che ti sarebbe piaciuto avere questa sera, ed sì, è un classico. Un classico. Knocking on Heaven's Door. Bellissima, allora bussiamo alle porte e andiamo tutti felici a chiudere la trasmissione con Caffè 24. Resteremo a Radio Genius, ma attenzione, nel frattempo un saluto ai ragazzi e l'appuntamento è per venerdì con quello che riguarda Caffè 24 Television. Grazie, e la sigla la fanno direttamente loro prima di quella ufficiale che mette la regia. Ragazzi, andate, grazie e buona serata. Take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on the heaven's door. Gun to the ground, 'cause I can't use it anymore. There's a long black cloud.